Stash tenta di difendere una donna per strada e viene aggredito, il racconto dell'accaduto. Antonio Fiordispino, in arte Stash, racconta in un post su Instagram il terribile accaduto che l'ha coinvolto qualche sera fa. Il frontman dei Tecolors era a casa di amici per una cena d'estate, quando le forti grida di una donna e di un uomo hanno richiamato improvvisamente l'attenzione del vicinato. Inizialmente nulla di strano, quante volte vediamo scenari simili? Scrive Stash, ma quello che pareva un normale diverbio, all'improvviso si è aggravato quando lui, avrà avuto circa 30 anni, ha deciso di tirarle una sberla così potente che le ha quasi fatto roteare il capo. Ed è stato proprio in quell'istante che l'artista ha deciso, senza esitare un attimo, di intromettersi nella discussione per prendere le difese della donna. Stash dei Tecolors invita le donne a denunciare fa violenza. Dopo il suo intervento in strada, Stash si rende conto che l'aggressore della donna era effettivamente in compagnia di alcuni amici. Come in ogni rissa le ho date e le ho anche acchiappate, ma ora non so dove siano finiti gli aggressori, racconta il cantante. Poi, Stash lancia un preciso appello contro coloro che continuano ad utilizzare la violenza nei confronti delle donne: io sono qui per comunicare a tutti che tacere e rimanere fermi non serve a nulla. Quando vedete un sopruso, quando vedete che una persona ha bisogno della vostra cortesia e un'altra persona merita la vostra aggressività, agite. Nessuna persona dovrebbe azzardarsi a picchiare una donna e pensare di averne il diritto, che non gli accadrà nulla. Infine, il leader dei Tecolors conclude rivolgendosi in maniera brusca all'aggressore di quella sera: dunque, caro STO, tu sai chi sei adesso, con un po' di buona sorte saprai anche chi sono io. Le donne non si sfiorano? Forse ora l'hai compreso con l'unica lingua che i pezzi di M.A. conoscono. Insomma, dopo tale dichiarazione in post del cantante è stato ricoperto di cuori e commenti di tantissimi fan che lo definiscono un eroe coraggioso ed un modello da cui prendere esempio. Stash, una vicenda simile a quella dell'aggressione di Niccolò Bettarini. Spunta una nuova verità sull'aggressione che ha coinvolto il figlio di Stefano Bettarini, ferito da 8 colpi di coltello assestati da 4 giovani. Secondo quanto riportano i media, Niccolò Bettarini si sarebbe intromesso in una lite per difendere una ragazza, un po' come è accaduto a Stash del Tecolors. Emerge anche una dichiarazione di una ragazza che era assieme a Niccolò quella sera, la giovane Zoe, che avrebbe anche lei subito il peggio per prendere le difese del ragazzo dagli aggressori.